A prima vista, ascoltando e leggendo il Vangelo di questa domenica, sembra che Gesù stavolta faccia delle scelte ben precise. C'è un terreno buono, dove la parola è accolta e fatta fruttificare, e altri terreni meno buoni, dove la parola muore. Ma conoscendolo, Gesù non divide, non può dividere le persone in categorie. Ogni discriminazione, ogni divisione e qualsiasi emarginazione sarebbe contro la logica del suo amore. In primo piano e sotto osservazione non sono i variegati terreni, ma al centro di tutto è il seme, la parola che viene gettata dal seminatore senza alcun calcolo o valutazione. Semina ovunque, non fa preferenze o emarginazioni, non scarta nulla e nessuno. Scartoccia la sua parola su tutto e su tutti. E questo perché ognuno di noi è di volta in volta terreno sassoso, spinoso, duro o fertile e fecondo. È la nostra vita, il nostro essere uomini e donne, a volte fragili e deboli, a volte forti ed energici, ma sempre disposti ad accogliere questo seme. Spesso non riusciamo a custodirlo al meglio, lo facciamo inaridire e seccare. Ma ogni volta che lo si accoglie, ci accorgiamo che il seme è dono, offerto dall'amore di Dio, amore per tutti e per ciascuno.